parola a una persona che non ha bisogno di essere presentata perché tutti lo conosciamo, Moni Umani. Grazie a chi ha organizzato questo scambio, perché è riuscito nell'intento di costruire un clima di mobilitazione. Era ora. Grazie a Mimmo Lucano che è venuto a parlarci della cultura plurimillenaria da cui provengo io. Mimmo Lucano è quello che si chiama un giusto. Invece di descrivere con termini teologici o etici di cos'è un giusto, mi basti dire, se volete capire cos'è un giusto, guardatemi con Lucano, è inutile sprecare la parola. Ora, c'è un versetto nel libro del Deuteronomio del Pentateuco che dice la giustizia perseguirai. Perché due volte la giustizia? Gli ermeneuti più intelligenti spiegano, due volte perché la giustizia deve essere giusta. Noi abbiamo visto esempi, soprattutto nel secolo scorso, di sistemi giuridici, diciamo sul piano dell'articolazione, perfetti, però criminali. Allora, a questi sistemi non solo è giusto ribellarsi, è doveroso ribellarsi. Costruiamo una mobilitazione fondata, credo che dovrebbe essere accettata anche da molti avversari, sulla base del principio di Gandhi, la disobbedienza civile. Noi dobbiamo opporci anche con i nostri corpi, con la nostra presenza e, se possibile, rendendoci complici di certi reati istituiti solo per colpire il principio dell'uguaglianza e della dignità di tutti gli esseri umani. L'Italia è un paese che ha avuto un regime tirannico, il fascismo, non a caso, perché erano presenti delle patologie sociali diffuse, erano conformismo, servilismo, opportunismo, provincialismo. Sono tornati pari pari. In quella retorica fradicia e marcia degli italiani brava gente. Ora intendete, in Italia c'è tantissima brava gente, ce n'era e ce n'è, ma non in quanto italiani, in quanto brava gente. Sono italiani, ma decisamente non sono brava gente. E così non sono brava gente coloro che discriminano gli esseri umani sulla base di elementi accessori, perché oramai sono stati proprio i nostri genetisti italiani a declararlo: c'è un solo essere umano su questa terra, uno. Ed è di origine africana.
Quindi i signori che si attaccano alla questione identitaria, di cui io sono grandissimo esperto, ma come la raccontano loro in una puttanata senza dire, quelli che si attaccano alla questione identitaria dovrebbero capire che hanno un'identità diversa da un'altra identità, si è detto fra virgolette, solo perché ci sono state le migrazioni. Sono le migrazioni che hanno formato le diverse culture. E in questo paese dove nessuno fa pedagogia in questo senso, dal 1870 al 1970 ci sono stati 30 milioni di emigranti. Si chiamano così perché vogliono darsi una patria di nuovo. Sono i vecchi fottuti nazionalisti. Sono quelli che ci hanno regalato due guerre mondiali. Fascismo e tutto.
solo 200 prima, 200 anni prima, scusate. Qual è il loro titolo? Questo vuol dire che se è arrivato 200 anni prima ti credi meglio di quello che è arrivato 200 anni dopo. Sulla base di che cosa? Allora, un paese di migranti che si è edificato sullo sterminio dei nativi. Sapete, io sono un vecchio nostalgico sentimentale. Cito una frase fondamentale di un uomo che ha combinato anche grandi disastri, ma questa frase di un solo libretto rimane un paradigma. Ribellarsi è giusto. La retorica degli italiani capiranno, gli italiani vogliono, il popolo, non esiste un popolo se non quando vince la nazionale in questo paese. Perché c'è gente che la pensa in un modo e gente che la pensa in un altro. Il periodo fascista l'ha dimostrato, i fascisti preferivano gli invasori tedeschi ai loro concittadini italiani che erano contrari e viceversa. Dove sarebbe questo popolo che è un'ipostatizzazione romantica della quale è ora che ci liberiamo il prima possibile? Noi siamo popolo solo davanti alla Costituzione repubblicana. Se volete divertirvi, mandate una vostra sputazza a un'istituzione scientifica statunitense che vi farà un primo screening del vostro DNA per capire come vi siete composti. Il teologo Vito Mancuso, che è un ottimo amico, l'ha fatto. Ha scoperto, il teologo cattolico, ha scoperto di avere 4% è ebreo, 30% è greco. Non so quanto di arabo, eccetera. Capace anche che Santini scopre che è metà africano. Perché noi abbiamo complici identità dentro di noi. Siamo un risultato meraviglioso dell'unico che si fa con il tempice. È la meraviglia, il capolavoro dell'umanità che ha generato le lingue, le culture e tutto. E noi vogliamo negare il contenuto nulli, quello che è l'universale. Se non ci fosse l'universale, non ci sarebbe neanche il particolare. E poi vi dico una cosa, questo per finire, diciamo, con un po' di divertimento, visto che l'umorismo è il mio core business. Allora, sapete, secondo i razzisti degli Stati Uniti d'America, gli italiani erano razza negroide. Con qualche fondamento, perché infatti i primi colonizzatori dello stivale sono stati tribù e Dio, vabbè, non importa. Comunque, i razzisti statunitensi ponevano la linea che separava i negroidi dai biancoidi in una linea immaginaria che passava più o meno dalle parti di Piazza Castello a Torino. Per cui,